Carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, hanno eseguito contestualmente una misura di custodia cautelare nei confronti di 18 soggetti e un decreto di fermo del Pubblico Ministero nei confronti di altre due persone, tutti ritenuti responsabili di concorso in estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso. In particolare, le indagini avviate nell'aprile scorso, grazie alla denuncia di un imprenditore titolare di una nota catena di supermercati della provincia etnea, ha consentito di accertare la responsabilità degli indagati e in particolare di elementi apicali e affiliati della famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano nei confronti dei due imprenditori, padre e figlio, i quali almeno dal 2001 sono stati costretti a pagare rate mensili, nonché in occasione delle festività pasquali e natalizie, per un ammontare di almeno 210.000 euro. In particolare è emerso che in talune circostanze gli imprenditori sono stati costretti non solo a pagare le rate mensili, ma anche a rifornire gli estorsori di ceste regalo, nonché costose casse di champagne. Nell'indagine è emerso altresì il particolare ruolo delle donne, che a seguito dell'arresto degli affiliati, propri compagni o comunque congiunti, li hanno sostituiti in tutto nella riscossione del pizzo nei confronti delle vittime. È emerso che neanche il Covid ha fermato le estorsioni, tant'è che nel Ferragosto scorso due degli estorsori hanno avvicinato i proprietari della nota catena di supermercato, chiedendogli non solo la ripresa del pagamento del pizzo, ma anche gli arretrati. La tempestiva risposta fornita dall'Arma e dalla magistratura alla denuncia del privato cittadino vittima di estorsione deve indurre anche altri imprenditori, tuttora oggetto di estorsione, a denunciare alle forze dell'ordine, ma anche avvalendosi delle legittime e lecite associazioni anti-racket, nonché usufruendo di tutti gli strumenti che lo Stato mette a disposizione.